sono convinto che tu abbia molte altre informazioni riguardo la radiodeterminazione, quindi gli strumenti necessari per svolgerla. Tuttavia credo che, ecco, anche in questo caso tu abbia voluto informarci in piccole dosi, permettendo a tutti di avere un input e quindi poi eventualmente documentarsi sullo specifico argomento. Ho cercato di ridurre al minimo le cose da dire sul radiogoniometro, perché in realtà non è così semplice, ci sono tantissime altre cose che dovrei dire, ma ti ricordo che sono trasmissioni in pillole, probabilmente chi ne sa di più rimarrà male per le poche cose che ho detto, chi non ne sa niente magari rimane sconsultato perché non immaginava che c'erano queste cose in mare. Rammento sempre per chi è curioso di conoscere più cose, basta dirlo, scrivendo, telefonando, facendocelo sapere. Io e Antonello cercheremo di centrare l'argomento, lo focalizziamo meglio, daremo più dettagli. Ovviamente, come dice il nostro amico Marco Nessa, saremo a disposizione per eventuali dettagli o chiarificazioni. Passiamo quindi le nostre email, i nostri indirizzi email per quanto riguarda Lino, IZ0DDD come domodossola, 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 @gmail.com. Sottoscritto invece IK0, P come Palermo, H come hotel, U come università, punto Antonello, @